Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Di un cambiamento radicale dentro la piana, ma poniamo anche una questione di metodo. La questione di metodo è che noi pensiamo che la riforma della pubblica amministrazione fatta contro le lavoratrici e i lavoratori della pubblica amministrazione abbia le gambe corte, cioè facciamo esempi che non siano esempi facilmente attribuibili. Se io passo le giornate a dire sei un fannullone, è difficile che il destinatario dell'invettiva si senta particolarmente motivato. Vuoi forse tu sostenere che non esistano i fannulloni? Certo che esistono i fannulloni nella pubblica amministrazione e non solo. Ma compito di chi dirige non è lamentarsi di ciò che c'è, è provare a cambiare. Questo è il punto centrale. Allora, sulla base di questo noi abbiamo scelto un metodo di lavoro che è rafforzato dal fatto evidente del periodo particolare che stiamo vivendo, vale a dire se uno va a stabilire gli viene detto ehi, c'è la campagna è successo grande. Vabbè, se andate su internet trovate tutte queste parodie. Stasera parliamo della caccia ai furbetti del cartellino, assenteisti, fannulloni nel mirino della pubblica amministrazione, del Ministero della Pubblica Amministrazione. Stasera c'è un vertice a Palazzo Chigi economico, perché è stata una giornata tremenda per quanto riguarda le borse. L'Europa ha bruciato 233 miliardi, grandi vendite per i titoli bancari, Milano ha perso il 4,8%, un crollo senza precedenti, anzi ce ne sono stati altri, insomma oggi è stata una giornata durissima, MPS ha perso il 22%, per farvi un po' il quadro della situazione. Quindi stasera si doveva parlare dei provvedimenti contro i fannulloni e i furbetti del cartellino, probabilmente se ne parlerà in un'altra giornata, però sono già in cantiere, sono già state accennate diverse misure che prevedono la sospensione delle funzioni, il licenziamento nei casi più gravi entro 30 giorni dal video che dimostri che c'è stata una truffa vera e propria. Insomma, parliamo, io direi di parlare di questo e poi parliamo anche ovviamente di tanti altri temi di cui parliamo quasi ogni sera. Aspettiamo le vostre opinioni, diteci come la pensate e intanto vi presento gli ospiti di questa puntata. Otello Bergamo, l'assessore all'urbanistica di Jesolo. Buonasera assessore, grazie per essere qui. Giorgio Marchetto del Movimento 5 Stelle di Trebaseleghe. Buonasera. Buonasera all'ex sindaco di Venezia e ex assessore ai trasporti Ugo Bergamo. Buonasera. Presidente regionale dell'UDC, buonasera. Adesso sta per arrivare Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico. Saluto Maurizio Conte. Buonasera. Consigliere regionale del Fare, buonasera, grazie buonasera. Per essere qui. Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. Buonasera. Buonasera e buonasera al sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner. Buonasera sindaco. Buonasera. Grazie a tutti davvero per essere qui. Aspettiamo gli sms, dicevo, ne sono arrivati tantissimi. Ieri sera c'è stato anche un intervento di Giancarlo Gentilini che abbiamo anche riproposto nei telegiornali, poi lo scontro tra Joe Formaggio e Said Shaib, insomma è stata una serata particolarmente pesante. Allora, Ugo Bergamo è sindaco di Venezia dal 90 al 93, come pensa che finisca questo giro di vite sui fannulloni? Cioè ci saranno dei provvedimenti veri e propri, saranno sanzionate queste imprese oppure passerà tutto in cavalleria come è già successo altre volte?
Io spero che sia veramente la volta buona. Di annunci ne abbiamo avuti già in molte occasioni, di riforme della pubblica amministrazione ne abbiamo sentito parlare ormai da troppi anni per non ritenere che sia in un momento che si richiede a tutti più moralità e più correttezza, più trasparenza, più senso di responsabilità, si arrivi al dunque. Il problema forse non sono le norme, ma è l'applicazione delle norme, perché attualmente esistono già dei provvedimenti che consentono di assumere decisioni anche drastiche, quali il licenziamento. C'è la legge Brunetta, mi pare, no? Cioè, c'è sicuramente anche la legge Brunetta, però non è soltanto questa. Però i dirigenti, che sono i primi responsabili del controllo dei propri dipendenti, ovviamente molto spesso non le attivano, perché se poi un tribunale, un giudice dovesse reintegrare, dovrebbero risarcire anche i danni. Quindi, ecco, scusi, ce lo spiega meglio. Cioè, mettiamo che un dipendente fa ricorso e viene rimesso al suo posto. No? Se il dirigente in quel periodo non ha lavorato, quindi se è stato allontanato dal servizio prima di una sentenza definitiva che accerti che veramente andava licenziato o allontanato dal servizio, può chiedere il reintegro e avere i risarcimenti che a quel punto ricadono direttamente sul dirigente come responsabilità. Quindi questa è una delle ragioni. Quindi il dirigente, prima di assumere oggi un provvedimento di questo tipo, ci pensa molto e preferisce magari aspettare, lui ma anche l'amministratore pubblico, se è nelle stesse condizioni, aspettare la sentenza e intanto non accade nulla e quel dipendente rimane al suo posto. Mi pare che la correzione normativa che si propone oggi è di imporre al dirigente di prendere il provvedimento, tanto è vero che si prevede la sanzione anche per il dirigente che non assume il provvedimento in caso di evidente comportamenti anomali da parte dei dipendenti, ma soprattutto lo si tranquillizza sulle conseguenze del licenziamento, dell'allontanamento, in modo tale che possa essere definitivamente eseguita quella iniziativa e quel provvedimento che grida vendetta davanti a tutti, vedere certe cose, e che ovviamente deve essere assolutamente attuato. Dopo è tutto il capitolo della magistratura del lavoro che, o del sindacato, che è stato troppo tollerante, che proclama grande rigore di non voler difendere mai il lavoratore di fronte a comportamenti evidentemente e palesemente ingiustificati, però alla fine lo spirito di difesa da parte del sindacato del lavoratore esiste, e esiste anche una gran parte della misura del lavoro che è molto più sensibile alle ragioni del dipendente, l'abbiamo visto in molte occasioni, che non a quella del corretto svolgimento delle funzioni e quindi della sanzione di fronte a comportamenti che abbiamo visto che sono veramente intollerabili. Vado a timbrare anche senza mutande se ho caldo, e lavorare non ho voglia, capito? Vabbè, questo è molto, molto chiaro. No, abbiamo visto delle immagini abbastanza sconcertanti, appunto, di dipendenti in mutande che timbrava il cartellino, un altro che andava in canoa, l'altro faceva jogging. Poi, premesso che l'assenteismo non riguarda solo la cosa pubblica, l'assenteismo riguarda anche le aziende private, per cui diciamo, cominciamo a dire che è un problema che come dire, riunisce molta parte del lavoro pubblico o privato. Cacciati i furbetti del cartellino, bene, ma come facciamo a cacciare i politici che non timbrano? Allora, Maurizio Conte. Non so se sia una coincidenza, e premetto già che non l'ho visto, ma c'è un film che sta uscendo in questi giorni che parla proprio di questo tema. Non so se appunto Renzi insegue la popolarità magari costruita di questo film, o se c'è veramente la volontà di cambiare le cose, perché forse qualcuno ci prende in giro in questo momento, perché effettivamente quello che manca è la meritocrazia, e questo è forse l'elemento fondamentale di un sistema pubblico che vede adesso appunto l'evidenza che ormai, penso che ormai lo sanno tutti, la riforma dello Stato si basa proprio su questo, e soprattutto una riforma che guardi a quelli che sono i tagli agli sprechi. E purtroppo noi sappiamo che il sistema italiano regge proprio sul posto pubblico.
E lo vediamo cosa succede in Sicilia. Noi qui in Veneto abbiamo 640 forestali che sicuramente di foreste e di boschi ne gestiscono parecchi, rispetto magari a una Sicilia che ne ha 27.000. Allora è su questo che, oltre a vedere se lavorano o non lavorano, vedere se servono o non servono, cosa che è fondamentale, una riforma dello Stato che vede una mancanza sempre più di risorse legate purtroppo agli sprechi, rispetto a quella che è un'esigenza di tagli effettivi che devono in qualche maniera guardare invece all'obiettivo di ridurre la tassazione. Allora è proprio su questo che penso ci si debba mettere di fronte a delle riforme, appunto norme, regole in questi anni sono state fatte dal centrodestra, si tenta al di là dell'appartenenza politica, ma serve un messaggio chiaro, serve veramente che quello che viene lanciato come messaggio sia poi concretizzato. Si deve dare la possibilità ai sindaci effettivamente di essere in grado di mandare a casa un dipendente che non è in grado di portare avanti il lavoro. Forse è questa, i sindacati sicuramente fanno il loro lavoro, ma devono farlo in base a delle norme, a delle leggi, a delle responsabilità anche civili e sociali che devono appunto mettere di fronte se effettivamente uno fa il suo dovere o se è un lavativo, e poi mette in cattiva luce anche magari tutti coloro che fanno il loro dovere, perché c'è anche questa medaglia. Poi in Italia si fa presto a generalizzare e a mettere tutti sullo stesso piano, se lo fa coi politici, giustamente in certi casi, ma c'è quello che magari anche si impegna, cerca di cambiare un po' il sistema, ma sappiamo quali sono le difficoltà. Allora è su questo che si deve responsabilizzare anche la politica, chi appunto deve dare dei messaggi, che siano messaggi che poi non siano ancora una volta una presa in giro e appunto la moda del momento. Deve essere concretamente un'azione che progressivamente porti a delle riforme e soprattutto a delle certezze di quella che può essere la giusta, tra virgolette, pena o sanzione nei confronti di chi non compie il proprio dovere, che sia politico, che sia dipendente appunto pubblico, che sia colui che in qualche maniera è responsabilizzato anche in questo momento dove effettivamente la garanzia del posto di lavoro, lo vediamo, che sia a tempo determinato, indeterminato, ormai questo è saltato, non c'è più una sicurezza nel privato in una situazione di crisi economica. E lo stesso piano, soprattutto legato appunto alla meritocrazia e al proprio lavoro, deve essere portato nel pubblico. Allora, ci sono grandi comuni, cito per tutti Venezia, che hanno tantissimi dipendenti, contando le municipalizzate sono ancora sui 10.000, insomma, a Venezia, quindi costiatissimo. Però ci sono comuni più piccoli dove i dipendenti sono ridotti all'osso e dove se fossero anche assenteisti sarebbe davvero un disastro, no? Sindaco Mestrinelli. Sì, faccio un esempio. Noi abbiamo 63 dipendenti per 19.000 abitanti. Se avessimo lo stesso rapporto dipendenti numero di abitanti di Venezia dovremmo averne 240. E non sapremo neanche, non solo cosa fargli fare, ma anche dove metterli proprio noi. I comuni più piccoli hanno un controllo più forte sul personale, per cui c'è un fenomeno inverso che dobbiamo dire, e cioè le nostre amministrazioni funzionano perché abbiamo dipendenti che fanno di più di quello che devono fare. E noi non riusciamo a premiarli. Cioè questi prendono lo stesso identico stipendio, anzi per questioni di una parte variabile che nel Comune di Venezia è riconosciuto, per dire Comune di Venezia, ma potrebbe essere nel Comune di Roma o quello di Milano, eccetera, i comuni piccoli, i dipendenti dei comuni piccoli prendono meno, per cui il dipendente del comune piccolo che fa di tutto, porta avanti un ufficio, eccetera, prende meno magari il dipendente della grande struttura che lo fa in maniera svogliata, eccetera. E adesso poi c'è la politica di dire il comune grande è bello perché riusciamo a fare grandi economie di scala, i comuni piccoli vanno chiusi perché sono inutili e fanno solo spese. Cioè, stiamo andando anche con dati di bilancio, con statistiche del Ministero degli Interni, noi stiamo andando in direzione opposta a quella che dovremmo andare. Dovremmo riuscire col principio di sussidiarietà
ad abbassare le strutture più vicine al cittadino, perché lì il cittadino si accorge, protesta, si fa valere. Quando noi creiamo la grande struttura non funziona nulla. Io credo però ci sia un altro tema da collegare a questo. Non è il problema di timbrare il cartellino. La produttività. L'unico problema è, ma questi qua cosa fanno? Perché io potrei anche dire, uno è talmente bravo che in 5 minuti fa il lavoro di un'ora. Allora, il tema è che qui c'è un tema di produttività impressionante nel pubblico impiego. E c'è anche un altro principio che dovremmo noi dire. Perché non possiamo licenziare? Allora, l'impresa privata quando non va bene licenzia. Un comune se non va bene, se i conti non tornano, chiede più soldi a Roma. Allora, possiamo cominciare a dire dove si può, per esempio negli enti locali. Prendiamo e diciamo se il comune va male, se i dati di bilancio non vanno bene, se benissimo, c'è la possibilità di mettere in mobilità una parte del personale. Perché scandalizzarci di questo? Anche solo la previsione legislativa determinerebbe che tutti timbrano il cartellino. Perché il tema vero è che qui c'è la sensazione di impunità totale, cioè io oggi nei confronti dei dipendenti del mio comune, che ritengo essere tra i dipendenti che lavorano e appunto sottodimensionati, l'80% fa di più di quello che dovrebbe fare, poi c'è sempre il 20% che vabbè, ci sono altre situazioni, però dico, io non ho possibilità di incentivazione né ho possibilità di punizione, tranne una parte piccolissima dello stipendio che è risibile. Allora, se noi cambiamo il rapporto, dovremmo dare al pubblico impiego, mutuare il rapporto che c'è nel contratto invece privato. Se noi non arriviamo lì e non diamo la possibilità agli organi di governo degli enti locali, per esempio, di gestire il loro rapporto di lavoro col dipendente come lo gestiscono gli imprenditori nelle aziende, per carità, con tutti i 200.000 accorgimenti, noi non riusciremo a dare veramente una svolta a questo. E allora il provvedimento del governo, per come è stato annunciato, sarà l'ennesimo annuncio dell'ennesima, perché oggi fa un po' share, fa un po' campagna elettorale, dire i dipendenti pubblici non lavorano. È bello, la gente dice bravi, è vero, è così, anch'io sono andato nell'ufficio, ho trovato quello che non lavorava. Ma ha ragione su una cosa Renzi che ha detto prima, lui è lì per risolvere il problema. Allora misuriamolo su quello che proporrà. Se proporrà la possibilità di licenziamento vera, di, per esempio, perché non si applica l'articolo 18 al pubblico impiego? È un tema di cui si per è cui parlato lì molto. Bisogna tornare. Allora, se io ho la possibilità di dire tu dipendente pubblico, non lavorando, fai andare a mare l'ente, siccome l'ente va male, io ho la possibilità di licenziarti, questo qui, prima di farlo andare male, ci pensa un po'. Allora, tantissimi sms, dipendenti, MPS, sfigati come profughi, ma non son merce che fa immagine. Allora, vediamo un servizio da Venezia dove si parla di pubblica amministrazione, in particolare della rivolta dei vigili della polizia locale contro il sindaco Brugnaro. Vediamo di cosa si tratta. C'è un grandissimo disagio e un grandissimo malessere che nessuno delle nostre controparti vuole raccogliere. Noi abbiamo chiesto più volte di discutere, di confrontarci, ma siamo in presenza di una netta chiusura. Andare avanti senza rispettare il ruolo della RSU, il ruolo dei rappresentanti che possono contribuire al miglioramento e anche alla sicurezza dei lavoratori, lo riteniamo profondamente sbagliato e miope. I sindacati sono uniti nel chiedere all'amministrazione comunale un tavolo che finora, dicono, è stato negato. Un tavolo per lavorare in maggior sicurezza, per non fare più orari del dovuto, perché sia rispettato il contratto. E lo fanno ancora una volta nel giorno della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. Questa amministrazione, questo comando non rispetta i lavoratori, lede la dignità professionale e personale dei lavoratori in mille modi, tra cui anche gli attacchi continui sulla stampa. Queste richieste si sono rafforzate dopo l'aggressione subita in Piazza Ferretto da una donna agente, ma anche in vista del carnevale, occasione in cui è stato annunciato uno sciopero.
Ci siamo sempre e comunque, noi vogliamo solamente lavorare bene, lavorare in tranquillità e lavorare in sicurezza e poter avere una nostra vita privata, per cui la programmazione del lavoro ci deve essere comunicata e ognuno di noi poi organizza il tempo libero come crede, sempre nel rispetto dei cittadini, perché per noi i cittadini sono la cosa più importante. Noi vogliamo servire i nostri concittadini, vogliamo farlo bene, vogliamo dare veramente sicurezza a loro. Deve essere chiara questa cosa, noi non intendiamo mettere in discussione l'autorità del sindaco, quella del comandante nell'utilizzo delle loro facoltà istituzionali, noi chiediamo semplicemente che vengano riviste le modalità con cui queste cose vengono fatte, nell'interesse della cittadinanza, nell'interesse della sicurezza dei lavoratori e soprattutto della loro dignità di persone. Intanto venerdì andrà in scena un corteo che celebrerà il funerale del Corpo di Polizia Municipale. Ecco, è arrivato anche Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera, ben arrivato. Stiamo parlando di caccia ai furbetti del cartellino. Poco fa, credo, dicesse giustamente il sindaco Mestriner. Beh, insomma, sì, un conto è la questione del cartellino, i furbetti, poi c'è anche una questione di produttività, no? Cioè, bisogna capire anche se uno che timbra regolarmente il cartellino poi lavora o meno. E molto spesso ci sono sacche così di lassismo e di immobilismo che a volte sono quelle che indignano anche i cittadini quando vedono che in certi uffici pubblici si batte un po' la fiacca, scompare improvvisamente la signora allo sportello, non si sa dove sia andata e si rimane lì per a lungo in attesa di sapere qualcosa. Villanova, secondo lei tra l'altro adesso diciamo il Senato ha votato per le riforme, Renzi ha detto finalmente una giornata storica, si cambia registro, ma ecco, secondo lei sull'amministrazione pubblica c'è da aspettarsi un cambiamento radicale? Allora, io dell'esperienza avuta negli enti locali sinceramente ho dei seri dubbi che la riforma promessa da Renzi possa portare dei benefici, perché negli anni sono state già fatte delle riforme che dovevano portare ad un aumento della produttività, alla lotta agli assenteisti, però chi ha esperienze insomma, negli enti locali ha visto sicuramente delle vertenze magari sindacali per un dipendente spostato da un ufficio all'altro. Ho visto vertenze per spostamenti di orario. Secondo me il tema principale è un tema che è difficile ma riscomodo, è quello di equiparare il lavoro pubblico al lavoro privato. Penso che nel 2016 sia la distinzione non sia più attuale, non ci sia più motivo di esistere. Renzi sembrava avere uno slancio in questo senso, quando ha iniziato a parlare di Jobs Act, l'intenzione iniziale era quello di applicarlo al lavoratore pubblico e al lavoratore privato, quindi con dei contratti a tempo indeterminato ma a tutele crescenti, quindi con una certa flessibilità anche nel pubblico. Questo poi ovviamente sappiamo che è stato stralciato, vale solo per il privato e non per il pubblico. Sinceramente ho dei grossissimi dubbi, e io devo dire che per la mia esperienza, concordo con quanto detto dal sindaco di Scorzè, la maggior parte dei dipendenti pubblici lavora in maniera efficace ed efficiente. Purtroppo però fanno molto più notizia quelli che non lavorano. E spesso noi amministratori siamo impotenti di fronte a queste cose. E in comuni medio-piccoli, come possono essere quelli del Veneto, un altro grossissimo problema è stato quello del blocco del turnover. Quindi non c'è stata la possibilità di avere, quando un dipendente andava in pensione, non sempre poteva essere rimpiazzato, e questa carenza di turnover di forze fresche ha fatto sì che adesso i nostri comuni siano in sofferenza, quindi non possono più dare quei servizi che la popolazione si attende perché manca il personale nei punti chiave, anche perché non tutto il personale può essere messo nei vari uffici. Quindi secondo me, andando avanti con blocco del turnover, blocco delle assunzioni e impossibilità di licenziamenti, quindi impossibilità di fare una selezione all'interno del personale, io credo che la possibilità di avere un'amministrazione pubblica che cambia sia molto molto bassa. Ci vuole coraggio per portare avanti questo tipo di riforme e sinceramente concordo con quanto detto dal collega Conte, probabilmente il Premier ha visto il film di Checco Zalone e vorrà lanciargli la volata per incassare ancora di più il botteghino. E sinceramente non sono molto fiducioso e spero che
per il bene del paese, insomma, qualcosa venga fatto perché ce n'è bisogno. Allora, i sindacati si battono solo per i diritti dei lavoratori e non per i loro doveri. Molto spesso i sindacati vengono chiamati in causa polemicamente. Oggi vedevo su una rete nazionale un sindacalista che diceva: no, noi siamo sempre stati per sanzionare chi non lavora, chi fa il furbetto. Allora, Andrea Zanoni, questo decreto che dovrebbe uscire del ministro Madia sui fannulloni, sugli assenteisti, secondo lei, sappiamo insomma che dovrebbe contenere alcune misure drastiche, soprattutto una sospensione dallo stipendio, dalle mansioni, dalle funzioni subito dopo la flagranza di reato, diciamo così, e poi si avvia una procedura che deve durare non più di 30 giorni, dopodiché può scattare il licenziamento. Ricordiamo, a Sanremo 4 già sono stati i dipendenti licenziati. Beh, sicuramente è una novità a mio avviso positiva, perché va a punire i furbetti e in qualche modo va a tutelare chi all'interno della pubblica amministrazione da sempre fa il proprio lavoro. E diciamo che ben venga questa novità, ben vengano queste normative che consentono appunto di punire chi sgarra, perché a mio avviso potevano arrivare anche prima, perché in Italia sappiamo che purtroppo casi come questi non sono poi così rari, e le cronache insomma ce lo dicono, e ce lo dicono da tanto tempo, quindi era ora che si prendessero determinate decisioni, naturalmente con tutte le possibilità di tutela da parte di chi verrà pizzicato, in modo da far sì che non vengano puniti magari quelli che non c'entrano, ma effettivamente quelli che vengono presi con le mani nel sacco. Io questo credo che questo sia una cosa che dovrebbe essere normale, ben accetta, in particolare da coloro che lavorano nella pubblica amministrazione, perché ripeto, siccome è stato ricordato anche da altri qui stasera che nella pubblica amministrazione ci sono molte brave persone che lavorano, che si impegnano, anzi in determinate realtà che sono costrette, proprio per la mancanza di turnover che veniva ricordata adesso, a lavorare anche per chi è andato in pensione, quindi a sostenere dei ritmi importanti, diciamo, è giusto anche proprio per queste persone far sì che chi invece non segue le regole ci siano queste sanzioni. Anche perché se guardiamo all'altro settore, appunto il privato, gli stessi, diciamo, contratti di lavoro prevedono già delle sanzioni per chi per chi imbroglia. E come avviene nel privato, è giusto che sia fatto così anche nel pubblico. Ecco, lei è stato europarlamentare. In Europa ha notato una sensibilità, un senso civico maggiore rispetto a noi, che siamo sempre considerati un po' quelli delle scorciatoie, delle furbate? Beh, effettivamente il clima è diverso. Il clima è diverso e c'è una maggior autoresponsabilità da media generale da parte di tutti. E mi raccontò la mia assistente un aneddoto appena arrivato in Parlamento, quando gli chiesi: ma come mai il registro delle presenze dei deputati è all'interno di una stanza dove c'è uno sceriffo, dove c'era un pubblico ufficiale con tanto di divisa, naturalmente dipendente del Parlamento, e mi disse che avevano dovuto istituire questa figura. Io non ho verificato se mi avesse raccontato una roba esatta al 100%, comunque questa era la versione. È stata istituita questa figura, questo controllo diretto con una persona in carne e ossa, perché naturalmente avendo noi il cartellino, perché avevamo il badge, potevamo benissimo timbrare come deputati. Il fatto è che si era resa necessaria la presenza di una persona che controllasse fisicamente la firma del deputato, perché in passato, non so quanto tempo fa, c'erano stati dei brogli, ovvero praticamente andavano le assistenti a timbrare per il deputato europeo. E chi
erano questi eurodeputati che avevano, si erano inventati questa cosa qua, erano purtroppo alcuni deputati, non penso tutti nostra, naturalmente, della delegazione italiana. Quindi questo come piccolo episodio. Significativo. Diciamo che per quanto riguarda il resto c'era più attaccamento al lavoro, più presenza, più partecipazione e a mio avviso anche si respirava una minor presenza del controllo, proprio perché di norma è più normale fare il proprio dovere senza che ci fossero sti controlli, insomma, ecco. Allora, se passa la norma del licenziamento, il governo guadagna punti, ma ne perde di più, tantissimi sms anche stasera. Allora, Giorgio Marchetto, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Trebaseleghe, come la pensa su questo? Voi siete molto rigorosi, insomma, no? Sulle regole, sui comportamenti. No, non è il problema di essere o meno rigorosi. Il problema è che l'apparato, l'amministrazione pubblica è cresciuta in dismisura rispetto a quello che ne abbiamo veramente la necessità. Cioè, noi abbiamo creato enti sopra enti sopra enti, l'ente che controlla l'ente, l'altro ente che controlla l'altro ente. Allora noi adesso andiamo a fare una legge per licenziare i furbetti, e se chi deve licenziare è il furbetto, cosa abbiamo risolto? Non abbiamo risolto niente. Allora, a un certo punto noi dobbiamo capire che anche i dipendenti della pubblica amministrazione debbono essere stimolati. Cosa vuol dire? Che non puoi fargli fare come lavoro il controllo di carte che non servono a niente. Cioè, io sono libero professionista, sono architetto e so quante carte bisogna presentare qui in Italia per un progetto. I clienti ci dicono: ma tutte queste carte, e purtroppo sono quelle che sono previste dalla legge. A un certo punto bisogna dire basta, bisogna dire copiamo come fanno gli altri stati, in Germania basta un fascicoletto e si autocertifica, e tutto deve andare con autocertificazione. A un certo punto anche i dipendenti pubblici si troveranno a fare qualcosa di bello, qualcosa di positivo. Ecco che se io assumo un geometra in comune non dovrò più fargli guardare le carte inutili, gli farò fare il progetto, lo farò progettare come si fa in Francia. I dipendenti pubblici, gli architetti francesi progettano, fanno loro le grandi opere, sono progettate dai dipendenti pubblici francesi e sono orgogliosi di questo. Perché il dipendente pubblico rappresenta la nazione e noi come nazione non possiamo perdere. Allora, a un certo punto, quando l'SMS di prima, il telespettatore diceva cosa può fare la gente per licenziare i politici, ma non bisogna licenziare i politici, bisogna solo saper scegliere i rappresentanti giusti. E bisogna, se un cittadino, bisogna licenziare gli elettori. Se un cittadino se la sente, può anche lui mettersi in gioco, deve anche lui mettersi in gioco. Non bisogna più votare e scegliere il partito come una squadra di calcio, perché la squadra di calcio è una fede e la squadra di calcio può anche perdere nel bene o nel male, ma una nazione non può perdere. Noi abbiamo competitor internazionali che sono molto più forti di noi, però noi come Italia possiamo e dobbiamo vincere. A un certo punto, pur di vincere, bisogna anche cambiare. E questo cambiare, lo so, è una scelta che uno dice: ma allora io ho sbagliato tutta la vita a votare. Non hai sbagliato, prova a cambiare. Come che non bisogna fare di tutto l'erba un fascio anche degli altri partiti. Naturalmente anche sugli altri partiti ci sono persone di buona volontà che si impegnano, però purtroppo a volte si scontrano con chi si mantiene i privilegi, chi è lì da 40 anni. Allora creiamo turnover, diamo la possibilità anche a chi vuole fare del bene sugli altri partiti di poter farlo. Ecco che a un certo punto ci sarà una gara a rialzo, non a ribasso. E il 5 Stelle è questo, cioè le nostre città ad esempio sono diventate dei posti invivibili. A Imola Grillo ha parlato e ha spiegato che la gente fine settimana da noi scappa dalla città. Invece rendiamo le città ancora luoghi belli dove si possa vivere, dove poter vivere. Allora, SMS, perché non invita Sante Carraro, che è l'unico che sostiene da sempre che bisogna licenziare il 50% dei dipendenti pubblici? È un po' in effetti che non vediamo l'ingegner Carraro, ma lo inviteremo presto, prestissimo. Allora, Assessore, abbiamo dato all'inizio, ha visto una sigla dove c'era anche Fantozzi, no? Perché Villaggio dipingeva un po' il mondo dei dipendenti pubblici come una bolgia infernale, soprattutto dove ci si annoiava mortalmente, no? La corazzata Potemkin potrebbe essere l'emblema dei dipendenti pubblici
che non ce la fanno più. È una questione anche, cioè l'assenteismo è anche legato alla mancanza, non so, di motivazione, di un lavoro che non ha prospettive, di stipendi che sono, o no, cioè non dico che siano attenuanti, ma dico può essere un incentivo poi a cercare di star fuori il più possibile dagli uffici? Sicuramente, innanzitutto bisogna fare una precisazione. Il tema dell'apparato di Stato è qualcosa di serio e che non può essere banalizzato nel timbrare o meno il cartellino. Il Premier va avanti ormai da anni con Butad, perché il risultato è questo. Oggi noi stiamo discutendo su un'ipotetica legge che nessuno francamente ha oggi ha in mano da leggere. Siamo settimane che si va avanti, quindi si parla sul sentito dire, sulle dichiarazioni che il Premier ogni volta che va in TV o fa la sfilata in giro per l'Italia o in Europa esce. Quindi bisogna entrare nel merito delle questioni. Dato vero è che banalizzarlo, l'aspetto dell'apparato di Stato e quindi del dipendente pubblico, io trovo che sia qualcosa di non giusto e neanche corretto. Doveroso sì andare a colpire chi, tra virgolette, delinque, perché sostanzialmente è una truffa uno che timbra e non va a lavorare, o uno che, peggio ancora, si mette là e si fa gli affari suoi durante l'orario di lavoro. Però, per contro, io penso, nel caso specifico anche di Sanremo, che la responsabilità sia in capo anche alla parte politica, perché il sindaco di quel comune là dov'è che era quando i dipendenti timbravano e uscivano? L'assessore al personale dov'era? I consiglieri comunali che girano per l'amministrazione dov'erano? I cittadini stessi dovevano, per anni e anni che si va avanti questi temi qua. Ecco, quindi direi che è sempre molto comodo fare di tutta un'erba un fascio e quindi tirar dentro tutto e fare delle buttarde e buttarla un pochettino tutto nella confusione generale. Io vivo la realtà mia del mio comune, che è un comune di 25.000 abitanti, Jesolo, nel periodo invernale, e diventa una grande città con 300.000 dipendenti nel periodo estivo. Noi siamo parametrizzati come un comune da 25.000 abitanti, sia in termini di dipendenti pubblici, di stipendi, perché se andiamo a vedere lo stipendio di un vigile di Venezia rispetto a un vigile di Jesolo è sicuramente diverso, però Venezia fa 300.000 abitanti insieme a Mestre nell'arco di tutto un anno. Noi paghiamo non solo lo scotto di avere, diciamo, 300.000 persone nel periodo abitanti più tutti i pendolari nel periodo estivo, ma abbiamo anche proprio una gestione dell'amministrazione comunale che in termini, per esempio, per dirla, di gettoni di presenza anche dei consiglieri comunali, un consigliere comunale, è bene che tutti lo sappiamo, io se lo prende 30 euro lorde per l'attività che fa. Quindi non è che tutti i politici, soprattutto le amministrazioni locali, siano là per approfittare dello stipendio, eccetera. Un assessore prende 600 o 1000 euro al mese, secondo se è dipendente o non lo è. Quindi andare tutto a semplificare in questa baraonda che tutto è marcio, tutto non funziona. Io ho una situazione, per esempio, all'interno della mia amministrazione, in cui ho dirigenti che hanno in carico più dirigenze, stanno là fino alle 8, 9, 10 di sera, come è successo ieri sera, a prepararmi le delibere, andare avanti, vanno oltre l'orario di normale lavoro, e oggi il sindaco, io, gli amministratori non abbiamo gli strumenti per poterli andare a premiare. Questo è il tema vero. Non è solo il fatto che uno timbra e esce. Il tema vero è che non riusciamo a avere gli strumenti per andare a premiare effettivamente chi si impegna. E chi lo fa, soprattutto nei comuni piccoli, che sono sottodimensionati, trovi persone che ci sono dirigenti che fanno il dirigente all'urbanistica, all'edilizia privata, ai lavori pubblici e tante volte anche al bilancio. Ecco. E poi andiamo a parlare di fannulloni. Quindi distinguiamo bene le leggi, bene andare a colpire chi delinque, però le stesse identiche parole che sento adesso dire dal Premier sono quelle che nel 2009 sentivo dire da Brunetta. E mi pare che dal 2009 ad oggi non è che siano stati fatti tutti questi grandi passi in avanti. Allora, il sistema finanziario non funziona con la logica degli onesti, visto che considera improvvido il calo del prezzo del petrolio. Abbiamo parlato all'inizio del crollo delle borse europee. Milano
meno 4,8%. Adesso, prima di tornare da Maurizio Conte e da tutti gli altri ospiti, vediamo un servizio su alcuni sindaci che per una volta tanto sono andati a Roma e sono tornati, mi pare, soddisfatti di quanto hanno ottenuto nella capitale. Vediamo questo servizio. I Magnifici 5 dalla Castellana a Roma. Sono i sindaci di Riese, Loria, Castello di Godego, Vedelago e Resana, che sono appena tornati da 1 a 2 giorni nella capitale, dove hanno incontrato i vertici del governo, portando il loro progetto di unione nell'autonomia dei comuni. Un modo diverso di affrontare la fusione tra comunità, che nella Marca non ha avuto fortuna con i casi di Villorba, Povegliano e Paese, ma anche con Ormella e San Polo, finiti in nulla di fatto. Un bel contrasto con il vicino Alpago, dove domenica tutte le comunità hanno detto sì al comune unico, attorno al lago di Santa Croce. Così l'idea di una microfederazione i sindaci l'hanno spiegata al ministro Alfano con ottimi riscontri. La nostra unione nasce da un'idea, quindi è volontaria, e vedere 5 comuni di medie dimensioni incominciare a dialogare assieme è stato anche per lui una novità. Non fusione ma federazione tra comunità, con le stesse specifiche di un'unica macchina comunale. La Marca Occidentale, così si chiamerà, e all'Unione saranno trasferite alcune funzioni, alcuni servizi. Questo darà più omogeneità nella gestione, nell'organizzazione, e garantirà soprattutto anche oggi in situazioni, in anni di estremi tagli, continuerà a garantire i servizi per i nostri cittadini. Ma permetterà anche di contare di più rappresentando un territorio da 55.000 abitanti, più o meno come il comune di Montebelluna. La base di partenza per tutti i primi cittadini è stata la sintonia negli obiettivi. Abbiamo deciso una cosa, di lasciare per un piccolo periodo da parte la politica, capire quali sono i problemi. Su questo posso dire che abbiamo raggiunto un successo che è incredibile. Siamo veramente in accordo su tutto. Dobbiamo cercare di ottimizzare i servizi al di là dei campanili. Tant'è che il ministro Alfano ci ha elogiato su quella che è stata la nostra capacità operativa di metterci assieme e portare avanti un progetto che a suo parere potrebbe anche essere esportato su altri paesi. Servizio di Cristiano Facca, avete visto Mazzorato, e prima c'era la sindaca di Vedelago, Cristina Andretta. Allora, Maurizio Conte, tra l'altro in tutto questo poi si innesta in qualche modo anche la vicenda delle province, tra virgolette, chiuse, col personale che sarà o che viene o che stanno spostando in regioni e comuni, no? Anche lì sarà un sì. Bel problema anche sul piano del lavoro, dell'organizzazione, delle funzioni, delle mansioni, no? Beh, partirei da sì. Quello che è certo. Appunto la mancanza di turnover, cosa sta creando? Perché la mancanza di turnover vuol dire anche mettere di fronte una situazione all'interno dell'amministrazione pubblica di dover appunto magari promuovere, nominare responsabili, dirigenti, per solo un criterio di anzianità e non di meritocrazia o di capacità. Perché questo è l'altro aspetto che sicuramente ci sta mettendo in difficoltà a livello di certo. Enti in una possibilità di continuare appunto funzioni, servizi di un certo tipo, però con le forze che si hanno all'interno. Allora è su questo che bisogna anche fare veramente uno sforzo per riaprire quello che può essere un'opportunità anche di rinnovamento e soprattutto di apertura, magari anche di giovani che hanno voglia di fare, che hanno una preparazione diversa anche in base all'evoluzione del sistema, da quello informatico, un sistema che sicuramente ha bisogno anche di innovazione mentale. E quindi spero che ci sia l'opportunità di aprire veramente a concorsi seri che permettano appunto anche magari giovani preparati di poter accedere e di essere un'opportunità anche per le amministrazioni pubbliche. Dall'altra parte si parla di unioni e anche servizi pubblici, e questo è un altro aspetto che pesa in questo momento, perché si sono costituite enti, aziende municipalizzate, come sì. Si chiamavano, che stanno pesando sui costi dei servizi, perché sono diventati elemento anche di assunzione, ad esempio, che magari non si potevano fare all'interno degli enti locali,
e che stanno appesantendo il costo del servizio, ma non il servizio erogato, il costo della gestione di un servizio che soprattutto a livello amministrativo pesa su quello che poi sono le tariffe. E magari si garantisce questo rispetto all'aspetto necessario di investimento del rinnovamento ad esempio delle reti degli acquedotti, e si paga più il personale che gli investimenti. Allora sono questi sicuramente degli aspetti fondamentali che dobbiamo affrontare per garantire che quel costo della macchina pubblica e dei servizi erogati non ricada sempre sulla tariffa, sul costo diretto al cittadino e su quella che è una mancanza appunto poi di competitività, perché appunto in certi casi il pubblico è essenziale. Bene acqua, ad esempio, è stato fatto un referendum sulla del bene acqua come bene pubblico, però poi se non siamo in grado, con quello che sono appunto gli enti che abbiamo creati nel pubblico, essere competitivi e non apriamo per non essere appunto magari invasi da quello che possono essere multinazionali anche estere che possono entrare nel territorio, però dobbiamo essere in grado veramente di rinnovare anche quel sistema, che deve essere competitivo, deve appunto avere un servizio di qualità ma con dei costi adeguati, soprattutto sotto l'aspetto della parte amministrativa della gestione, e dall'altra parte essere soprattutto propensi a degli investimenti che sono fondamentali per garantire qualità del servizio, ma che molto spesso appunto non possono essere fatti in una situazione anche di crisi, ma che molto spesso appunto vede risorse spese non nel miglior modo possibile. Nei testi di ragioneria si legge del terziario parassitario, cioè nella pubblica amministrazione assume 5 persone. Ugo Bergamo è stato anche senatore, ho visto anche dei sms che dicono allora insomma i parlamentari, cosa bisognerebbe dire sui parlamentari, però volevo chiederle, non c'è anche in questa caccia allo statale, no? Perché lo statale è sempre un po' nel mirino, anche il fatto che gli statali sono in qualche modo inamovibili, no? Finora anche non molto sanzionabili, ma se uno vuole spostare un professore incapace in un liceo artistico, facciamo un esempio, non lo può fare, no? Cioè è difficilissimo, viene fuori è una questione di Stato, no, non c'è anche questo un po' che poi favorisce questa caccia allo statale in qualche modo? Sì, io credo che siamo arrivati a un punto per cui non possiamo permetterci più di scherzare con questi temi. La pubblica amministrazione ha bisogno di garantire efficienza e trasparenza. Il cittadino vuole una risposta tempestiva ai propri bisogni. Ora, il tema del furbetto del cartellino è un tema importante, però per fortuna riguarda onestamente una parte molto marginale dell'apparato pubblico amministrativo. Ho visto i dati anche delle procedure avviate, parliamo di 1000 procedure avviate in tutta Italia, di cui 60 concluse con provvedimenti di licenziamento. Il problema è far lavorare quelli che ci sono negli uffici e che rendano effettivamente per l'attività che è loro affidata. Allora, come diceva il sindaco di Sgrossei, qui dobbiamo fare un discorso di tolleranza zero sicuramente con questi casi abnormi, limite, per fortuna limitati, perché poi c'è una parte importante invece, anzi la più gran parte dei pubblici dipendenti che perlomeno si presentano al lavoro. Il problema è farli lavorare e renderli efficienti ed efficaci per l'amministrazione. A parte che volevo sottolineare il fatto che la struttura pubblica è diminuita notevolmente negli ultimi anni. Siamo passati a 3.700.000 dipendenti pubblici, adesso siamo sotto i 3.500.000, la previsione a 2 anni con i provvedimenti in corso è di arrivare ad un ulteriore decremento a 3.200.000 dipendenti pubblici. E soprattutto è prevista oggi l'introduzione della mobilità, quindi anche quando si andranno a chiudere, come spero, molte partecipate, municipalizzate e quant'altro, anche quel personale in esubero può essere rimesso in mobilità per coprire
le carenze che provengono dalla impossibilità di garantire il turnover. La burocrazia italiana è la più anziana d'Europa, cioè l'età media del pubblico dipendente in Italia è più alta che in qualsiasi altro paese europeo. Vorrà dire qualcosa questo. Allora, se nei rapporti economici, nei contratti, si introduce maggiormente un criterio di stipendio base e di parte invece variabile legata alla produttività, individuando precisi obiettivi che devono essere raggiunti per erogarla, forse ci mettiamo sulla strada giusta, senza arrivare alla piena equiparazione del dipendente pubblico con quello privato, però dando un incentivo per garantire una maggiore produttività. Credo che sia una strada importante. Oggi, laddove c'è il premio di produttività per il dipendente pubblico, era considerato parte integrante dello stipendio e quindi acquisibile senza sottoporsi neppure a una valutazione se la performance era stata raggiunta. Automatico. Ecco, evitando l'automatismo, incrementando la parte che valorizza il risultato rispetto all'attività ordinaria, perché si può timbrare, si può andare in ufficio, però si può restare inefficienti e fare un po' pensare a se stessi, non a sviluppare le pratiche che ti vengono assegnate. Ecco, lo troviamo il modo per garantire questo recupero di produttività per i tanti che comunque timbrano, ci sono presenti, ma alle volte non rendono quanto dovrebbero, anche se, ripeto, la gran parte della pubblica amministrazione vede sicuramente personale preparato, adeguato, e tutti lo conosciamo nelle nostre strutture pubbliche. Allora, il cinema ha raccontato spessissimo il mondo del lavoro, nel bene e nel male. Abbiamo visto prima Paolo Villaggio, tra l'altro in questi giorni è morto Ettore Scola, 84 anni, uno dei grandi registi italiani. Vediamo una scena celebre, e qui si tratta del lavoro degli operai, no? Operai che sono sul ciglio di una strada, stanno faticando, e passa un vitellone e li insulta in questo modo, ma poi ne paga anche le conseguenze. Vediamo. Lavoratori! Lavoratori della banda! Ma che ha sta macchina, mannaggia? Che? Ti fermi! Scendi, apri il cofano, vai. Ma fai qualche cosa, come non? Cosa vuoi che faccia? Ma come? Fai passare. Forza, su. Fammi un po' passare. Guarda questo che torna. Fa preso. Oh. Dai, Ciappi. Vengono. Stavamo scherzando. Dai, che scappa. Stavamo scherzando. Dai, Ciappi. Dai, mamma. Questo era Alberto Sordi. Allora, sindaco, tantissimi sms abbiamo visto, anche molto, molto pertinenti sul lavoro, no? Però ecco, in Italia io ho un'età per la quale ho visto gli anni di piombo, i picchetti davanti alle fabbriche, sono stato tra i cronisti che sono arrivati in via Cherubini quando uccisero Calabresi, insomma le ho viste tutte da vicino a Milano e in altre città, e c'era la lotta di classe, no? C'era davvero l'antagonismo, un scontro totale con i sindacati, insomma poi il terrorismo, insomma sappiamo come sono andate le cose. Questo per dire che però il rispetto del lavoro in generale, per il lavoro, e soprattutto la consapevolezza che ci sono anche molti doveri oltre i diritti, in questa cultura dell'anti-impresa un po', devo dire, era inesorabile, no? Una strada. C'è una questione culturale, no? Per cui tantissime norme che noi abbiamo oggi vengono da quel periodo, dallo Statuto dei lavoratori, ma poi anche una marea di leggi che regolano il pubblico impiego. E lì c'è un problema. E lo dico per richiamare anche quello che diceva il consigliere comunale Marchetto, mi pare. E cioè dice, miglioriamo la qualità del lavoro dei pubblici dipendenti perché così saranno più orgogliosi di fare il loro lavoro. Attenzione però, che è una giustificazione. Su quale tema? Il tema del dovere. Loro sono assunti e sanno benissimo che cosa sono chiamati a fare. Non gli ha chiesto nessuno di fare dipendente pubblico.
è una scelta. È una scelta che comporta il fatto che tu sai che probabilmente in questo paese, ancora per non so quanti anni, finché non arriverà una classe dirigente nuova che cambierà le cose, però ancora finché non ci sarà questo, devi smenar carte. Allora, non può essere la giustificazione, è un brutto lavoro, per cui poverini, è anche giustificabile che vadano ogni tanto a prendere il caffè. Perché non è questo il senso del dovere che dovremmo tutti avere nei nostri incarichi, noi per primi, perché poi il tema è sempre l'esempio. Se tu come amministratore, come politico, non dai l'esempio, è difficile poi chiamare gli altri a una responsabilità. Però il tema fondamentale è quello di dire, deve tornare il senso del dovere. È vero che se il dipendente pubblico è più convinto del lavoro che fa, più riesce anche a dare, ma ci sono lavori che devono essere comunque fatti e tu dipendente pubblico devi eseguire perché sei pagato per farlo, come ognuno di noi è pagato per fare il proprio lavoro in ambito privato e rispondiamo delle responsabilità del farlo o no. Allora o noi torniamo ad un concetto di lealtà verso noi stessi e verso gli altri, una lealtà che oggi si è persa sotto tanti punti di vista, perché il problema forte, vero, è la serietà con cui si fanno le cose, l'impegno che ci si mette. Io non ho problemi a dire che, ripeto, l'80% dei dipendenti del mio comune fanno di più di quello che dovrebbero fare. Fanno di più, smenano carte dalla mattina alla sera e le smenano bene. E chi viene a contatto con questi uffici è contento, non è merito mio. Merito loro, ma il tema è, io mi chiedo ogni volta che vedo queste cose, che entro in un ufficio e trovo la scrivania operosa, non la scrivania pulita che è sempre indice del fatto che uno ha messo qualcosa nell'armadio, ma la scrivania operosa, vedo che uno sta lavorando, io non so come incentivarlo, io non posso dirgli guarda questo mese hai fatto una bella cosa, ti do 200 euro in più. O come quando vado invece alla macchinetta del caffè e vedo sempre le solite persone, o che fanno tre pause al giorno per fumarsi la sigaretta e stanno lì a chiacchierare. Io non so dirgli scusami, a parte mettersi ad urlare, ma non è neanche decoroso per nessuno. Io non so mica dirgli scusami, tu questo mese hai lavorato di meno. Oppure guarda che io adesso ti licenzio. Oppure guarda che perché le cose vanno male, è colpa anche tua, non siamo riusciti a recuperare l'evasione IMU, ISI, TAS, perché adesso cambia. Quindi il tema fondamentale è perché un dipendente pubblico che ha il posto fisso, lo stipendio fisso, perché deve lavorare? Perché se noi rispondiamo a questa domanda cominciamo a ragionare ed entrare nel meccanismo, altrimenti noi oggi... Il dipendente pubblico col posto fisso, stipendio fisso, lavora se lui personalmente ha il senso del dovere. Per fortuna ce ne sono tanti, per fortuna le cose ancora vanno avanti. È una gran fortuna, eh. Finito però questo senso del dovere, è finito tutto. Perché noi non abbiamo messo in condizione, grazie a quel clima culturale che diceva il dottor Bacialli, è un clima culturale nel quale il tema del sindacato, dei diritti e delle garanzie è un tema che è ancora inossidato. Non, io vorrei raccontarvi le ritualità come amministrazioni quando siamo costretti a fare le trattative sindacali, sì, per decidere, per esempio nel nostro caso, se mettiamo in busta paga, sì, all'anno a dipendente 50 euro lordi. Le ritualità, le riunioni, i tavoli, sì, e tutte queste smenate assolute che non servono assolutamente a niente, però servono un po' per giustificare apparati, burocrazie, incapacità vere di essere dentro il problema. Per cui noi abbiamo la necessità forte di un rinnovamento di tutto il rapporto del pubblico impiego. Deve basarsi però sull'idea che ai cittadini si risponde. Come? Attraverso gli amministratori eletti dai cittadini. Noi dobbiamo essere in grado veramente di controllare le macchine comunali che abbiamo. Se non facciamo questo, se non arriviamo a questo sistema, noi non riusciremo mai a cambiare la burocrazia che in tutti i livelli, a tutti i livelli, si è incrostata e determina il potere vero. Guardate, le nostre leggi sono scritte malissimo e i nostri provvedimenti amministrativi in tantissimi enti pubblici sono scritti malissimo.
ma non è la parte politica che li scrive, tante volte incapace. Sono i grandi dirigenti, i grandi burocrati dello Stato che non hanno più neanche il livello culturale di quella grande burocrazia e di quei grandi servitori dello Stato che comunque in tante altre realtà ci sono o ci sono stati. Vi faccio un esempio semplice, poi chiudo. Prendiamo la riforma costituzionale, oggi è stata, credo, approvata, no? Sì. Ci sarà il referendum, ma è approvata. Voi prendete adesso il testo della nuova Costituzione, lo leggete. Voi, anche senza che le modifiche siano evidenziate in grassetto sottolineate, vi accorgete subito quali sono le modifiche, basta solo leggere in che italiano sono scritte. Ed è la Costituzione. Nella Costituzione del 48 l'italiano è chiarissimo, perché c'erano, a parte politici forse un po' più, c'era anche una classe di burocratica, l'ufficio legislativo della Camera, sicuramente più preparati. Adesso se leggete le riforme costituzionali, ed è il testo della nostra Costituzione, voi leggete come è scritta in italiano, le leggete, vi accorgete subito che è un altro italiano. Quindi c'è un tema qui di della macchina complessiva che deve essere rivista, e deve essere rivista in termini culturali. Bisogna mettere meritocrazia, possibilità di licenziamento, capacità degli amministratori locali di rispondere di quello che fanno, e devono rispondere ai cittadini. Se questo avviene c'è un passaggio in più, altrimenti continuiamo a parlare di nulla. Allora non sanno cosa fare, ma a causa loro le pratiche si accumulano e vanno a rilento con rabbia nostra. Senta Villanova, uno degli sms più ricorrenti quando si parla di pubblica amministrazione è: ma i dirigenti sono tutti del sud, no? Cosa significa? È così? È un'esagerazione? No, non è un'esagerazione, è una cosa che si sente frequentemente. E il grande problema qual è? È che le leggi che vengono fatte a livello romano devono valere per tutto lo Stato, ma lo Stato viaggia sempre su velocità molto diverse. E indubbiamente quando si entra in un'amministrazione pubblica si trovano queste situazioni, cioè abbiamo dei dirigenti, dei funzionari che arrivano da altre regioni d'Italia che hanno tutt'altro modo di lavorare. Poi la speranza è sempre quella di farli integrare con i ritmi della nostra terra. Però anche sulla mancanza di lavoro, che si vede spesso anche nei messaggi che arrivano, questo l'ho riscontrato anch'io soprattutto negli ultimi anni. Le leggi che sono arrivate man mano per il controllo economico e finanziario degli enti, che vanno a ingessare quelle che sono le possibilità di intervento degli enti, dei comuni, delle province, delle regioni a livello di investimenti, hanno provocato indubbiamente anche un calo del lavoro all'interno dei comuni, cioè gli uffici tecnici non hanno più il lavoro che avevano tempo fa, e quindi anche il fatto di poter ricollocare all'interno dei comuni per vedere di sopperire a questa situazione provoca quelle tensioni di cui parlavo prima, cioè vertenze sindacali, situazioni di protesta all'interno del comune. Io quando ho visto queste situazioni, lavorando in privato, avendo un background proprio da lavoratore, da libero professionista privato, ogni tanto mi chiedo, capisco anche perché magari un operaio che lavora, che non sa se la fabbrica riapre dopo le ferie, che si trova con le situazioni di crisi di questo periodo, come possa capire la realtà del dipendente pubblico che magari si lamenta per un problema di questo tipo che facevo l'esempio prima. Cioè il fatto di equiparare il lavoro pubblico al lavoro privato, secondo me deve essere prima o poi un obiettivo da raggiungere, perché non possiamo più fare questa distinzione così netta. Cioè il lavoro pubblico, nonostante le riforme che sono state fatte, è sempre e comunque ipertutelato. Io ho vissuto da vicino la vicenda delle province, la finta riforma, la finta abolizione, perché ricordiamoci che le province non sono state abolite ma sono al loro posto. Anzi, hanno subito tagli, devono comunque mantenere le funzioni, e il costo delle province è stato scaricato sulle regioni. Ricordiamoci questo, perché quest'anno le province costano alla regione Veneto 40 milioni di euro. E io ho vissuto da vicino la questione della mobilità dei dipendenti. Sì, è vero, i dipendenti si devono spostare da un ente all'altro, però alla fine nessuno perderà il posto di lavoro. Una sistemazione verrà trovata per tutti. È giusto, però ricordiamoci che nel privato questo non esiste, cioè un privato nel momento in cui trova la propria fabbrica che chiude resta sulla strada,
E deve cercarsi un altro lavoro, non ha qualcuno che glielo trova. Volevo solo ricordare una chiusura del cementificio Ziglio di Est, un grande stabilimento chiuso perché non ci stanno dentro quei conti, stanno riducendo tutti gli stabilimenti dei cementifici. I fallimenti purtroppo stanno continuando, cioè la crisi non è passata. È un ritornello che viene ripetuto ormai da diversi mesi, la crisi è passata, siamo in ripresa, ma non è così, la gente fa ancora fatica, i lavoratori hanno ancora paura di andare al lavoro perché non sanno se effettivamente ci sarà ancora lavoro per andare avanti. E quindi vedere un Moloch come può essere l'amministrazione pubblica, che comunque passano gli anni ma non cambia mai, e soprattutto non cambiano mai questi diritti ipertutelati, sinceramente fa rabbia. E io dal mio punto di vista privato questa rabbia la capisco e non, certe volte la condivido, perché ci sono delle situazioni dove se io potessi avere la possibilità di dire a casa l'avrei detto, certo. L'avrei detto, perché ci sono delle situazioni in cui l'amministratore pubblico non ha le leve sufficienti per poter influire sulla pubblica amministrazione, a nessun livello, che sia sindaco, che sia presidente di provincia, forse neanche presidente di regione e forse neanche il presidente del consiglio, perché certi burocrati che sono all'interno della macchina comunale hanno la possibilità di bloccare la macchina pubblica, hanno la possibilità di bloccare la macchina, e questo lo vediamo benissimo anche a Roma su quello che succede sul governo. Se alcuni dipendenti possono assentarsi, si pensa che il loro lavoro non serva a niente se non a mungere uno stipendio ad altri veri lavoratori privati. Andrea Zanoni, poi c'è, secondo me, un altro cancro, no? Che è quello delle clientele, delle assunzioni, delle lottizzazioni, una volta si chiamavano Conte e anche altri dicevano, insomma, serve la meritocrazia, però poi si vede, adesso ritiro fuori Venezia, no? Che è un po' il porto delle nebbie, secondo me, da questo punto di vista, cioè lì è tutta una parentopoli, insomma, tu ti rendi conto, e anzi te lo dicono, se non sei in certi giri, se non sei dentro in qualche modo agganciato alla politica, te lo scordi di andare in un'azienda pubblica, no? In una partecipata, no? Quindi voglio dire, sono anche degli stipendifici che vengono poi, sono stati gonfiati molto dai legami con la politica, e a un certo punto saltano, no? Questo al di là del cartellino, del lassismo, dell'assenteismo, del fannullone. Sì, certo, questo sistema poi è un sistema che va proprio nel senso opposto a quello che dovrebbe essere il principio di queste assunzioni, in questi posti, no? Che è quello della meritocrazia, perché se sei raccomandato è difficile che tu abbia il merito di arrivare in base a un concorso, a un esame, a una classifica, quindi, e quindi al merito. Effettivamente le normative che sono state approvate negli ultimi 10-20 anni sono andate tutte verso la maggior trasparenza, il rendere pubblici quelli che sono i curricula, gli esiti degli esami, e quindi il fenomeno dovrebbe diminuire sicuramente, però c'è un'eredità, perché le cose un tempo funzionavano sicuramente diversamente. Fortunatamente, grazie anche ad alcune direttive europee, ci siamo adeguati, e questo dovrebbe essere solo il ricordo di un passato, a parte l'eredità che appunto ci ritroviamo da quel passato. È vero, se noi non mettiamo le persone più capaci, preparate, capaci, laboriose, ci ritroviamo poi con delle difficoltà importanti. Proprio oggi in seconda commissione, in Consiglio regionale, abbiamo discusso alcune normative che riguardano in questo caso una questione ambientale, che è la valutazione dell'impatto ambientale. E anche lì abbiamo cercato, visto che stiamo facendo la riforma di questa nuova legge, di renderla più trasparente. Abbiamo inserito ad esempio una norma che prima non c'era contro il conflitto di interessi. Abbiamo previsto che tutti i documenti di questo processo, che ricordo è un qualche cosa che serve a valutare l'impatto sull'ambiente, quindi sulla salute di un grande progetto, prima che venga approvato, proprio per evitarne le conseguenze, abbiamo previsto che venga tutto pubblicato su internet.
Ad esempio, per quanto riguarda appunto quella che è la questione burocrazia, l'eredità del passato e così via, a un certo punto c'era anche la questione dell'invito di coloro che presentano delle osservazioni, e la consuetudine era quella di fare dei telegrammi, quindi con un sistema che ormai, a parte in certi brutti casi, parlo delle disgrazie, dei lutti e quindi del telegramma che si usa in quei casi lì, ormai non si usa più, e quindi è stata introdotta anche in questo caso la comunicazione via posta elettronica. Naturalmente ci sarà anche chi ancora non ha la posta elettronica, però si troverà sicuramente la soluzione. Sicuramente cose che vanno, diciamo, risolte un po' alla volta. Poi effettivamente da molti è stato ricordato che c'è anche una questione culturale. Prima l'amico del Movimento 5 Stelle ricordava quanta burocrazia abbiamo noi in certe pratiche e quanto sarebbe meglio avere l'autocertificazione. Anch'io la penso come lui, però l'autocertificazione, che è un qualche cosa che funziona molto in altri stati, magari funziona d'Europa, dell'Unione Europea, in certi altri magari funziona meno, dipende anche lì da quanto le persone di norma sono corrette, perché oppure se c'è un sistema sanzionatorio sufficiente per far sì che ci si possa permettere l'autocertificazione. Certo. Perché ricordo da alcune statistiche che ho visto in Parlamento Europeo, E chiedendo anche spiegazioni, era un tema anche abbastanza dibattuto, sulla burocrazia che c'è per quanto riguarda i fondi europei, viene a scoprire che certa burocrazia è stata introdotta a livello di Parlamento e Commissione Europea proprio perché c'erano stati tanti e tali brogli, e purtroppo anche qui si parlava ancora di Italia, di Romania, terribile, di Bulgaria, vedi i lati belli ma anche i lati negativi, che sono stati costretti a introdurre questa burocrazia, questi controlli. Quindi purtroppo bisognerebbe essere più corretti, più trasparenti, e quindi ci potremmo avere anche più autocertificazione. Cioè è un'arma purtroppo a doppio taglio. Purtroppo spesso scarseggia l'autodisciplina a proposito, no? Allora, oltretutto ci sono, si dice la stampa che insomma ci marcia e soprattutto così cavalca certe proteste, certe rabbie. Però quando escono su Corriere, ho visto un pezzo di Sergio Rizzo che è un pain in the neck, dicono in Inghilterra, cioè una spina nel fianco del potere che ne tira sempre fuori una al giorno. Beh, quando leggi che in Parlamento, alla Camera dei Deputati, hanno messo un tetto agli stipendi, no? Quindi uno dice, finalmente, poi vieni a sapere che dura 2 anni questo tetto e poi liberi tutti, uno si chiede, ma che senso ha? No? Allora, andiamo sulle tasse. A Padova, cittadini fiduciosi per quanto riguarda le notizie riguardanti la diminuzione delle tasse TASI e TARI nel 2016, anzi non aumenteranno, ha detto il sindaco Bitonci. Vediamo un vox tra i padovani. Tari e Tasi rimarranno invariate nel 2016, fanno sapere da Palazzo Moroni. Una buona notizia per i padovani, anche se non tutti si fidano. Molti, come San Tommaso, preferiscono verificare di persona prima di esprimere un giudizio. Speriamo. Se fosse una dichiarazione a livello nazionale, ministeriale, forse no. Ma penso che il Comune sì che manterrà la promessa, insomma. È una buona cosa perché paghiamo già abbastanza, mi sembra. Credo che se non aumenta sarebbe meglio che diminuisse, ma almeno che non aumenti è già positivo in sostanza. È già una bella cosa, diminuiamo un po' le tasse, è meglio per tutti. Siccome siamo di questa Tasi, dice che la leva, che non la leva, e cosa, ma i nostri i cittadini pagano tante tasse per quello, e allora non è che ci crediamo tanto. Se fanno i fatti, allora può darsi che ci crediamo. Mi auguro che abbiano fatto bene i loro conti, perché non è sempre senza pagare le tasse che si risolve la situazione. Bisogna capire se ci sono i fondi sufficienti per coprire il fabbisogno e per continuare a fornire un servizio adeguato ai cittadini. Dicevamo qui, mentre andava in onda il servizio, in fondo non è una bella notizia, perché Renzi avrebbe
ha tolto la TASI, quindi se le tasse restano invariate non c'è un gran vantaggio, no? Mi pare che si dicesse che Padova pagheranno di più. Allora, torniamo dal consigliere comunale di Trevasero del Movimento 5 Stelle, Giorgio Marchetto. Tantissimi sms, certo è come diceva un po' anche Zanoni, no? Noi siamo comunque, oltre ad essere il paese così dei Guelfi, dei Ghibellini, sempre così divisi in fazioni armate l'una contro l'altra, c'è nel DNA, parliamoci chiaro, c'è in qualche modo una predisposizione a scavalcare gli ostacoli, a prendere le scorciatoie, no? Se il medico, se vai dal medico, se ti manda l'amico, ti tratta in un modo. Cioè, voglio dire, siamo un po' quelli delle raccomandazioni, oltre che per non parlare di tutto il resto, no? Sono decenni che esiste questo assenteismo di fannulloni, no? Questo per esempio conferma un po' questo che dovrebbe essere un po' un'indole nostra, un po' dei. Come diceva Prezzolini, ci sono i furbi e i fessi, ma i furbi sono in altissima percentuale, diceva il direttore. Direttore, lei ha ragione da un certo punto di vista, però noi dobbiamo pensare che stando in mezzo alla gente si scopre che c'è la maggior parte che fa fatica a sopravvivere tutti i giorni, cioè non siamo per niente furbi, siamo un popolo invece che è stato praticamente sottomesso da questa classe politica, siamo stati sottomessi a dover pagare tasse sopra tasse sopra tasse per qualcosa che non sappiamo nemmeno cosa. Cioè noi in campagna elettorale chiedevamo alla gente: il comune cosa fa per te? Era difficile rispondere, cioè non sapevano cosa faceva il comune a loro. Cioè, perché il comune ti applica le tasse, ti fa pagare le tasse? Che servizi ti dà? La risposta più importante che ho sentito è stata mi fa la carta d'identità. Cioè allora tu vai a pagare 2-3 mila euro di tasse all'anno per stampare una carta d'identità. Cioè il cittadino non sa nemmeno perché paga queste cose. Dice, cioè io pago al metro quadro l'immondizia quando alla fine non consumo niente. Cioè io ne pago, lui ne consuma di più, paga meno di me. Cioè siamo all'assurdo. Allora a un certo punto dobbiamo fare il punto zero e ripartire. Ma ripartire facendo cosa? Cancellando, eliminando tasse. Ne basta una, chiara, unica. Mettiamo un'aliquota unica, è da anni che si dice di mettere un'aliquota unica e i signori che ci hanno rappresentato non l'hanno mai fatto. Cioè queste sono le loro colpe, di non avere fatto le cose quando erano sui posti di comando. Se io ho allenato la nazionale italiana e abbiamo perso tutte le partite, il popolo va in rivolta e chiedono le mie dimissioni. Qui abbiamo 40 anni di classe politica, non facciamo di tutto l'erbo fascio per carità, non può essere perché 40 anni e il popolo deve ancora svegliarsi, no? Che deve licenziarli, bisogna licenziarli. Abbiamo un Presidente del Consiglio che non è stato eletto da nessuno, ce lo ritroviamo lì, lui sta legiferando. Io ho dato un'occhiata, l'ho studiata, la legge finanziaria, non auguro a nessuno di poterlo fare. Perché? Perché non si capisce niente. È il comma 2 che elimina il comma 3, che sostituisce il comma 4, cioè siamo all'assurdo. Qui prima avete fatto vedere il filmato di Alberto Sordi, ma lui farebbe centinaia di film al giorno, perché qualsiasi punto della penisola è un punto da ridere, cioè facciamo ridere, quando vengono gli stranieri ridono, quando vengono gli investitori stranieri si mettono a ridere, dicono ma come siete presi, e aspettano che le nostre aziende vadano in crisi per comprarle, per sfruttare il know-how, per delocalizzare e per sfruttare il marchio che abbiamo. Cioè noi abbiamo ancora tanta capacità, però dobbiamo sgrezzare la macchina burocratica e soprattutto dobbiamo far sì che le tasse siano meno, ma anche dare la possibilità ai cittadini che hanno voglia di fare di poterlo fare. Non possiamo pagare l'acconto sulle tasse, le pago quest'anno, su quello che guadagnerò il prossimo anno. Ma come faccio a sapere cosa guadagnerò il prossimo anno? Allora le tasse qui in Italia chi le paga? Le pagano i dipendenti, purtroppo, perché vengono prelevate alla fonte, le pagano i liberi professionisti, li pagano gli artigiani, li pagano i dipendenti pubblici, le pagano le piccole imprese, ma chi è che non le paga le tasse? Le pagano le grosse imprese, perché hanno tutte le scappatoie di legge per modificare i bilanci e per far sì che, guarda caso, vanno in perdita. Allora, se noi guardiamo, c'è stato anche un inserto del Mattino, mi sembra, delle 400 o 500 imprese venete più virtuose. No. Vediamo fatturati da milioni, centinaia di milioni di euro, e vediamo spese, quindi no, per altrettanti centinaia, e utili pari a 1 milione di euro. Cioè chi va in perdita?
Ma questi sono bilanci che vengono falsati legalmente per pagare meno tasse. E allora lo Stato non si accorge di questo? Cioè, queste sono tutte risorse che devono essere recuperate, però lo Stato lo può fare solo se abbassa il livello di tassazione, perché nessun imprenditore falserebbe i bilanci se ci fosse un'aliquota unica al 20%. Le paghi perché sai che poi quei soldi lì vengono impegnati per qualcosa. Allora noi del Movimento 5 Stelle veniamo visti come gli eretici, ma invece noi vogliamo solo portare alla ribalta, portare su queste possibilità quello che pensa la gente. Basterebbe farlo. E per farlo credo che ci voglia, uno, la disponibilità a farlo, e anche e soprattutto togliere il carrierismo politico, perché a un certo punto un politico può anche fare scelte illegittime se sa che è l'ultimo mandato e quindi dice: io voglio fare pulito, voglio fare ordine, perché tanto fra 2 anni non mi ricandiderò più perché la legge non me lo permetterà. Allora, visto che parlava di... Se non puoi prendere più voti della gente, governi meglio. Ma sì, perché sennò devi accontentare sempre tutti. E quindi, scusami, la teoria invece che dobbiamo essere lì per rappresentare la gente, come dove la colloca? No, voi. In gran parte rappresentate i poteri forti. O le rappresentiamo la gente? In gran parte rappresentate i poteri forti, e questo è il problema. Voi in gran parte rappresentate le lobby. Berlusconi non ha fatto niente di quello che voleva fare. Le due tasse perché il peso è eccessivo e quindi la gente si deve ingegnare per frodare lo Stato. I nostri parlamentari ci dicono che i lobbisti sono fuori dalle commissioni. Voglio dire che non dite nulla di nuovo, perché queste cose le ha dette Berlusconi, evidentemente non funzionava, non è così semplice. No, Berlusconi ne ha dette tante e non ne ha fatto nessuno. Perché invece le cose bisogna fare. Allora si inizia dall'esempio, si inizia togliendosi gli stipendi, si inizia... Non cambiamo il discorso, adesso ogni argomento poi ne richiama altri. Il discorso di ridurre le tasse per far pagare tutti è il discorso di Berlusconi, ma non è così semplice. Adesso il Movimento 5 Stelle si vuole riappropriare di questa battaglia di Berlusconi, non fortunata, perché ovviamente... Ma Berlusconi sa... Ricorderò anche che sentire dire di parlare di un'aliquota unica è un abominio, perché per fortuna nella Costituzione è previsto che la tassazione sia graduale. Chi più ha concorre di più e paga di più, ovviamente. Sì, ma lei non è un'aliquota unica che si può prevedere in caso di tassazione. Questo non è concepibile. Uno che ha più reddito paga di più, perché così ha più possibilità di tenere una parte per sé e una parte di concorrere alle spese generali. Ma la tassazione unica non è proponibile e non è giusta neppure di fronte alla... Ma lei le pare giusto che su 100.000 euro uno debba, oltre ai 100 e passa mila euro, debba versare il 60-70% e dice: a sto punto me ne vado al mare, aspetto al prossimo anno e questi 100.000 euro... Fare qualunquismo è facile, parlare di aliquota unica è improponibile, perché uno che ha più reddito, non sarà il 50, sarà il 50, sarà il 30, l'aliquota deve essere proporzionale. Chi più guadagna, più concorre. Se uno ha l'imponibile più alto, comunque dopo paga di più di tasse. No, ma proponeva, a proposito dell'aliquota unica prima. No, sull'aliquota unica sono d'accordo anche io, sinceramente. Non è possibile. Se l'imponibile è più alto, uno paga di più per forza. Perché comunque... No, l'aliquota unica è uguale. L'aliquota 10% è 10%. Sì, però mentre, se uno ha un imponibile di 10.000 euro, prevede paga il 20% su 10.000, se ha 100.000 paga 600.000 e quindi paga di più per forza. Certo. In Spagna è l'inverso, perché chi va oltre un certo reddito paga meno per incentivare quello che può essere il reddito. Anche per se continuiamo a tassare così l'impresa, fra un po' non ci sarà più chi paga le tasse. Non ce ne sono più imprese. Cioè la pensionata dovrebbe, da 1.000 euro al mese, dovrebbe pagare di più di quello che prende 100.000 euro. Che appunto, vabbè. Assessore, uno che prende 100.000 euro paga il 10%, che sono X, e l'altro paga su 1.000 euro 100 euro, non è possibile. Assessore, non è giusto, per carità, se vuole ritenere giusto. Sarà giusto come adesso. Siamo andati, andiamo, no, se vuole restiamo anche sul fisco, sulle tasse, allora un'altra cosa, sul pensione fiscale, ma non sulla proporzionalità dell'aliquota. Scusate, Otello Bergo. Sì, beh, giusto per chiudere, insomma, è evidente che... Diciamo, chi più produce e chi più ha un reddito alto è giusto, insomma, che paghi di più, perché è evidente, insomma, non è che una pensionata, diciamo, possa andare a pagare, paga sempre di più. Insomma, ci sarà anche una certa gradualità, che non è che, insomma, sia la scoperta dell'acqua calda. Tra l'altro, poi in parentesi, insomma, non mi pare che le gestioni dei comuni, dei sindaci 5 Stelle, insomma, brillino per grande capacità di taglio delle tasse piuttosto di capacità gestionale.
insomma, adesso vedremo poi quando si tornerà. Non rappresenta la verità. Ma insomma, a me insomma, io vedo il caso Parma, non mi pare che insomma ci siano sti picchi di grande gestione. Io l'ho lasciata parlare, mi lascia parlare anche a me con le buone maniere, insomma, perché se parla lei, dopo parla, insomma, con rispetto, io l'ho lasciata parlare. Però se dice qualche cosa, cita i dati. Dice finisco di parlare, poi parlare, perché è un discorso anche di buone maniere. Vado avanti. Detto questo, invece, una cosa che condivido con quello che dice Valeria è il discorso della sburocratizzazione. Perché se noi andiamo in Germania a vedere una concessione edilizia di 10.000 metri cubi in centro Berlino, per una concessione edilizia uno esce dall'ufficio del dirigente e vede una tabellina fuori con una serie di documenti da presentare in 10 giorni, 15 massimo, alla concessione edilizia. Qui per 1.000 metri cubi, tra valutazione di impatto ambientale in alcuni casi, a sovrintendenza di mezzo, per carità, tutti i controlli legittimi, ma non posso metterci un anno per una concessione edilizia di 1.000 metri cubi. Cioè, oggi noi siamo in un paese che sarebbe sufficiente per togliere il laci, la ciol che ha, proprio per dargli il là per correre. È inammissibile che uno per... parlavamo prima delle valutazioni di impatto ambientale. Bene il fatto di renderla pubblica, bene il fatto che non ci siano conflitti di interessi, bene il fatto... Ma il fatto vero e determinante sono i tempi certi di controllo nell'iter burocratico e i tempi certi in cui sostanzialmente non vi sia la possibilità di uscire da quei tempi. Se noi guardiamo i tempi, per esempio, per un appalto pubblico, già oggi sono quelli che sono, ma se ci mettiamo di mezzo i ricorsi al TAR che ci sono delle imprese escluse, alla fine ci ritroviamo in tanti casi su cantieri importanti ad avere progetti superati. Perché? Perché sostanzialmente questo sistema burocratico, che non va a garantire il migliore ma va a garantire il più furbo, sostanzialmente noi non riusciamo a stare al passo con gli altri paesi europei. Ma pare una cosa normale che per una Salerno-Reggio Calabria ci vogliono decine e decine d'anni per un'autostrada di 40 chilometri? Ma io mi chiedo, è una cosa normale? È una cosa normale che oggi per arrivare all'ampliamento di una casa ci vogliono mesi e metri cubi di carte, che ormai i comuni non sanno neanche più dove buttare queste carte? Cioè, per legge uno, per una concessione edilizia, deve consegnare quattro pacchi, un metro cubo di carte quando c'è nell'era informatica. Perché non si fa una legge molto semplice in Parlamento? E dopo tutti si lavano la bocca, semplifichiamo. Ma proprio una legge semplice. Solo di carta risparmieremo centinaia e milioni di euro all'anno in tutta Italia. Al posto di consegnare metri cubi di carta, ma questi politici dovevano pensarli 20 anni fa. Non oggi. Avremmo risparmiato un sacco di soldi. E per ultimo poi c'è un aspetto che il premio Renzi non va a toccare. L'aspetto delle pensioni. L'aspetto delle pensioni, quando è che in maniera seria va a prenderlo in mano? Perché ci troviamo ad aver gente di 80 anni che prende 40.000 euro al mese di pensione, Dini o giù di là, e ha il pensionato che dopo magari una vita che fa l'operaio si riduce a 700-800 euro al mese? Perché non prendi in mano questa situazione? Perché i grandi mandarini di Stato continuano a ricevere migliaia, decine e decine di migliaia di euro al mese? Allora, andiamo a vedere chi timbra il cartellino ed è giusto farlo. E quando metterà mano all'aspetto delle pensioni di Stato e dell'apparato di Stato di chi prende 50.000 euro al mese in confronto alla stragrande maggioranza che fa fatica ad arrivare a fine mese con i 600 euro? Ne parleremo senz'altro. Più controlli ci vuole negli uffici statali, cominciamo a fare pulizia generale anche in politica. Mangioni senza pudore, va bene, allora andiamo in pubblicità a pochi istanti e poi torniamo con i nostri ospiti con i vostri messaggi, state con noi, grazie.